Cari amici, risorgere e risollevarsi, soprattutto dopo questo lungo e gravoso periodo di emergenza sanitaria e sociale. Ci vuole fiducia, speranza, certezza di potercela fare. E questo è il verbo di oggi, risollevarsi. Qualunque sia la nostra croce personale, io spero che riusciamo a trovare la forza per sopportarla e, se possibile, per allontanarla dalle nostre vite, grazie alle energie del risorto. Pasqua è forza dirompente d'amore che spinge a risollevarsi, a risorgere a nuova vita, a nuovi traguardi. Dicono, ed è bello pensare che sia così, che in cinese crisi e opportunità si scrivano allo stesso modo, sono un'unica parola, stesso ideogramma. Una crisi può essere un'opportunità e un'opportunità può trasformarsi in crisi. Tutto dipende dall'atteggiamento della persona nell'affrontare un problema. Può reagire e trasformarlo in una nuova opportunità e quindi la crisi diventa addirittura benefica. Oppure può ripiegarsi su se stesso e farsi travolgere aggiungendo sconfitta a sconfitta. Penso che ognuno di noi abbia sperimentato nella propria vita questa ambivalenza di crisi e opportunità. Non è forse vero che abbiamo dato il meglio di noi quando, anziché arrenderci, abbiamo trasformato i problemi in sfide e ci siamo rimboccate le maniche? E non è mai capitato che, sia pure con fatica, siamo riusciti a convertire un fallimento in una nuova e felice avventura? Forse è anche successo che abbiamo benedetto una sconfitta, perché ci ha fatto riflettere, capire nuovi valori e aprire nuovi cammini e nuove possibilità. Dobbiamo reagire e risollevarci. La piaga del coronavirus deve diventare l'occasione per una rinascita, per troppo tempo rinviata. Propizio è questo tempo pasquale. Pasqua è risurrezione, vita nuova, nuovo inizio, nuovo futuro. È uno stimolo e una garanzia di risurrezione, di possibilità di ripresa, non solo spirituale. Un'ultima cosa. Se avete tempo, ricordatevi di me nella preghiera. 34 anni fa, facendo mio il desiderio di Dio, intrapresi la vincente avventura di essere prete. Vi confesso che di anno in anno è sempre più bello. Buona giornata.